Ciao ragazze, buonasera e bentrovate. Questa sera un video tag, un video chiacchiericcio per permetterci di conoscerci meglio, cioè di farmi conoscere meglio da voi. È un video tag che avevo visto già da Cristi74, ma che ha proposto Caterina del canale Sontina F, taggando tutti, e quindi io prendo la palla al balzo e procedo. È un video chiacchiera, quindi se dovete stirare, lavare i piatti, avete delle attività che vi richiedono un po' di tempo, vi volete distrarre, approfittate, mettetevi in ascolto. Allora, procediamo con la prima domanda. In che anno hai creato il tuo canale YouTube e perché? Creato nel lontano... Ho aperto il canale nell'autunno del 2015. Per quale motivo? Non c'è un motivo ben preciso. Ci sono dei momenti di transizione nella vita di ognuno di noi in cui forse c'è necessità di nuove sfide, nuove avventure, di mettersi in gioco. E è una cosa che a me piace fare, mettere spesso alla prova me stessa, non avere mai dei limiti, ma anzi di affrontare nuove sfide proprio perché stimolanti. E quindi ecco, è nato così, per gioco, per provare ad intraprendere una nuova strada. La seconda domanda chiede: quanto è importante nella tua vita il tuo canale YouTube? Ma sicuramente è diventato un aspetto importante della mia vita, nel senso che per garantire una frequenza, un'assiduità di video nel canale, è una presenza costante YouTube nella mia vita attuale. Questo perché dall'altra parte ci siete voi con il vostro affetto, con il vostro calore, e questo mi motiva, è un motore, una forza motrice che mi dà la forza di mettermi davanti alla telecamera e registrare. Le tue passioni e i contenuti di cui ti piace parlare nel tuo canale. Lo sapete, mi piace parlare a 360 gradi di tanti argomenti. Vado un po' cauta qui su YouTube perché non so se certi temi possono piacere o meno. Per dire, anche questo video tag è un po' una prova, un esperimento, perché non a tutti può piacere stare ad ascoltare le divagazioni di Elisabetta R. Mi piace parlare delle cose più leggere, più effimere, ma delle cose anche molto più profonde. Mi piacerebbe, ecco, argomentare di tutto ciò che mi interessa nella mia vita, poiché il canale YouTube è un'appendice della mia vita, vorrei arrivare a proporre dei temi e dei contenuti che siano un'espressione diretta di quello che accade poi nella mia vita quotidiana e di tutto quello che fa parte di me, ovviamente sorvolando sulla sfera lavorativa, perché quella è già abbastanza soffocante per me, non vorrei soffocare anche voi, però sì, ma io sono una curiosa per natura, mi piace tutto, mi piace approfondire qualsiasi argomento, è così, sono un po' così, e quindi mi dovete prendere, e con me anche il mio canale è così, così, molto, molto estemporaneo, molto schizzato, come si dice anche dalle mie parti. 4. Pro e contro di una youtuber è essere amata e odiata. Amata da chi appunto ad ogni video fa sentire la propria presenza, il proprio affetto, e questo per me è molto importante perché, ribadisco, è uno stimolo a continuare. Vuol dire che dall'altra parte c'è un'approvazione, un consenso generale, e quindi
sono motivata a registrare, a proporre sempre nuovi temi. Odiata perché ci sono già quelle che ad ogni video, purché arrivi la notifica, ti mettono il dislike, oppure quelle che per partito preso ti odiano o non ti sopportano. Ma ci sta, vorrei dire alle suddette signorine, perché penso siano signorine, che mi è sempre capitato nella mia vita di risultare anche molto antipatica, ma cosa che poi è andata scemando quando le persone poi mi hanno conosciuto veramente, hanno approfondito la conoscenza con me e si sono ricredute. Si cade spesso, no, nel pregiudizio, appunto anche nel rischio di essere fraintese, il fatto magari di vedere una persona che ti può stare antipatica anche per tanti motivi, da quelli più stupidi e inutili a quelli più consistenti, per dire magari la superficialità perché non ho una conoscenza degli inci dei prodotti, oppure perché sono bionda. Ci sono varie motivazioni che possono portare ad un'antipatia iniziale. È quello che dico, quando cioè non si può pensare di piacere a tutti, questo ormai è risaputo e condiviso e io alla mia età lo so bene. Le critiche si accettano, ma purché siano critiche costruttive, se voi mi mettete dislike e non me le motivate, rimane fine a se stesso, rimane il capriccio di una ragazzina, di una bimba, anche se grande, non lo so, di un'immatura mai cresciuta che non si vuole confrontare. Mi metti il dislike, mi commenti per quale motivo ti sto antipatica e magari io posso fare mea culpa, capire dove migliorare. Racconta una tua disavventura youtubiana. Non è una disavventura, ne posso dire due senza tediarvi troppo, una cosa simpatica e una cosa, ma neanche antipatica perché, vabbè, ci sta. Avevo un'amica anni fa, ma una amicizia stretta, ero infatti una delle sue testimoni di nozze. Per varie vicissitudini della vita questa amicizia si è infranta. I miei due figli più grandi e il suo figlio continuano a frequentarsi, pur noi non parlandoci più, perché capita di incrociarla per strada e lei si gira dall'altra parte, e così faccio io. Filippo va a scuola con la sua piccolina, cioè lei ha due figli, maschio e femmina, io ho tre maschi, va bene. Filippo è più grande di un anno di questa piccolina e frequentano la stessa scuola. E un giorno arriva a casa Filippo dicendo: mamma, ma sai che la piccolina mi ha detto che tu sei bellissima, che sei biondissima, che ti compri sempre un sacco di cose, e che ti vede sempre in TV. Sono rimasta, ma come? L'innocenza, la bocca della verità dei bambini, la bocca della verità, l'innocenza di una bimba che dichiara a Filippo di guardarsi con la mamma i miei video su YouTube, e dico: ma è possibile che tu, mamma, ex amica mia, quando mi incroci per strada ti giri dall'altra parte e invece poi la sera stai a guardarmi su YouTube? Ma cioè, questa è la prima disavventura, se vogliamo. L'altro è una nota, non è una disavventura, è un po' un fastidio.
capitano poi delle disavventure, nel senso di fastidi, di essere infastidite da dei mosconi, come dico io, da delle persone insignificanti che si nascondono dietro un profilo per scrivere le loro depravazioni. Ma voglio dire, se tu scrivi una depravazione davanti ad un video mentre guardi me, vuol dire che non hai neanche una vita sociale, quindi di fatto sei già un po' uno sfigatello. Cioè, quindi di cosa vogliamo parlare? Che se mi incontri per strada sicuramente non c'hai neanche gli attributi per chiamarmi, per fermarmi, per dire guarda, ti offro un caffè, perché poi di fatto stringi è questo. Cioè, sono le persone che quando mi incontrano per strada non ce la fanno a salutarmi, capito? Quindi di cosa vogliamo parlare? Fatevi una vita, ci sono tanti siti di appuntamenti e sicuramente da un aperitivo può nascere un grande amore, non con me perché sono impegnata, felicemente anche. E sì, voglio dire, certe cose vanno concretizzate a due, non davanti ad un video, vuol dire non avere una vita sociale adeguata, quindi di fatto per me sei uno sfigato. Questi sono gli altri fastidi che capita di avere con un canale YouTube, soprattutto se sei donna. Devo dire che è terapeutico questo video tag, mi sento molto in confessionale, quindi ne farò altri. Hai mai pensato di farla finita con YouTube e perché? Quali motivi ti hanno portato a pensarlo? Ma farla finita no, magari ci sono stati dei momenti in cui ho sbuffato, ho detto vabbè, ma perché come la fai non va mai bene, e vi ripeto, è così. Purtroppo fa parte del rischio del mestiere, nel senso che chi si mette in gioco, chi si espone, viene comunque poi preso di mira. Ovviamente la schiera del pubblico si dividerà in pro e contro, tra amore e odio, ma è una realtà, è un dato di fatto, è anche una consapevolezza. Quindi viene un po' il nervoso, viene da dire ma vabbè, a me che me l'ha fatto fare poi alla fine di mettermi lì, apri la videocamera e registra e monta il video e parla vanvera. Cioè, è veramente difficile mettersi anche davanti ad una telecamera e parlare da sole. È questo che dico, anche i commenti gratuiti e anche un po' infelici che vengono fatti giusto per. Ma ci pensiamo al fatto che comunque da questa parte c'è una persona che non si fa caracchieri da sola, non è che si tira fuori tutto l'armamentario perché non aspetta altro di farsi cazziare dalla persona che è bella tranquilla, non aspetta altro di vedere la notifica di un video per poi criticare. Cioè, a volte un po' di empatia, un po' di rispetto, di educazione, da dire va bene, devo fare una critica, però la pongo sempre sapendo che questa ci ha messo del tempo. Ma veniamoci un attimo incontro in questo, perché mi verrebbe da dire anche a tutte le persone che sparano, scrivono delle cavolate, ma ragazze, perché non vi mettete voi un attimo alla prova, vi mettete a registrare un video, lo pubblicate e poi ne parliamo? Cioè, qui nessuno è perfetto, nessuno vuole essere perfetto. Cosa ti piacerebbe introdurre nel canale? Vorrei fare più video vlog, mi piacerebbe di più portarvi con me in determinati posti, ma non ho ancora l'attrezzatura necessaria, e però ci sto pensando, è una cosa che mi piacerebbe fare.
tagga 5 colleghi, io direi di estendere l'invito a registrare questo video tag a tutte coloro o a tutti coloro che si sentano di rispondere a questo video tag. Lascio estrema e piena libertà ad ognuna delle mie colleghe e dei miei colleghi. È stato un modo per parlare, farci un po' di compagnia e di farvi capire un po' anche cosa c'è dietro a videocamera. Ho detto appositamente cosa c'è dietro perché chi c'è dietro è evidente, ci sono io, ovviamente non mi conoscete al 100% per come sono in realtà. Questa è una cosa che avverrà anche col tempo, è anche una questione di tempistiche quella di dare fiducia o meno ad una persona. Però cosa c'è dietro? C'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, perché è vero, come in tante mi hanno scritto, che YouTube è divertimento, però è anche sacrificio, perché è del tempo che sicuramente io tolgo alla mia famiglia, al mio lavoro, alla mia quotidianità nella gestione della casa. È comunque un sacrificio, è comunque un impegno che nessuno mi obbliga a fare, che faccio con piacere. Però, ripeto, vorrei che questo fosse presente, perché secondo me c'è tanta leggerezza dall'altra parte, c'è tanta superficialità, e non lo dico alle persone che so essere presenti e costanti con affetto. Parlo di quelle che spuntano fuori come i funghi. Così è anche su YouTube, arrivano dei commenti ogni tanto. Quando l'ossigeno non arriva al cervello, impedisce la piena funzionalità della materia grigia. Dai ragazzi, è stato un modo per parlare un po', un video un po' diverso dagli altri. Io spero di avervi fatto un po' di compagnia, e se no ho parlato a vuoto, mi è servito comunque a sfogare, a liberarmi. Ho tolto qualche sassolino dalla scarpa. Saluto Rossana, che sicuramente mi guarderà con la sua bimba. E nella vita bisogna avere gli attributi. Un grande bacio a tutte, ciao.